Guerrino nasce per la passione di mio nonno. Mio nonno era un pasticcere molto affezionato al suo lavoro e è nato nel 1947 in un piccolo laboratorio al centro dove aveva anche un negozio di vendita. Gli allestimenti che noi realizziamo per i nostri eventi sono curati nei minimi dettagli, quindi stiamo molto attenti alle esigenze degli sposi, ovviamente quando si parla di matrimonio, delle aziende quando si parla di eventi aziendali. Ci sono delle location che hanno bisogno di essere valorizzate, quindi stiamo attenti ad allestire ogni singolo angolo, magari con buffet, con scenografie che diano questa emozione che poi noi ricerchiamo nel percorso del matrimonio, nel percorso della nostra azienda. Io dico sempre che, tra virgolette, siamo creatori di emozioni, quindi qualcosa che deve emozionare una location, quando arrivano gli sposi, deve essere in ogni suo angolo un'emozione. Per le torte nuziali noi le realizziamo. Ogni singola torta nuziale è un'opera d'arte ed ogni singola torta nuziale è un po' come il vestito per la sposa. Io sono sempre come torte matrimoniali alla ricerca di innovazioni. Alle Parisienne abbiamo fatto una torta che era l'innovazione voluta dal nostro presidente Gino Massari durante un seminario dell'Accademia dei Pasticceri Italiani, dove ci ha stimolato, ci ha dato un tema ed è venuta fuori questa idea del plexi, questa torta innovativa dove la forma ricorda quella americana ma il design e la linea completamente italiana. Un momento più importante quando entrano gli sposi nella location, quindi tutte queste isole allestite nei minimi dettagli, quindi vengono curati tutti i particolari in modo che diamo ad ogni isola la sua scenografia, quindi pesce, carne, rustico, fritto, ogni isola è curata a sé con i dettagli, sculture di ghiaccio che rappresentano delfini, magari nel pesce rappresentano cigni con cuore, in altre situazioni anche col ghiaccio possiamo fare veramente di tutto. Servire il finger food nei bicchierini di vetro al posto di plastica, questo è un valore aggiunto che secondo me valorizza il prodotto che uno va a mangiare. È fondamentale il lavoro di squadra. Quello che ritengo sia, diciamo, la marcia vincente di ogni attività è la squadra, quindi ogni singolo ingranaggio deve andare insieme agli altri, dalla cucina che deve avere i tempi con il maître con la sala, il maître che deve relazionare con ogni singolo cameriere, deve capire con gli sposi, con gli amici quanto è ora di fare lo scherzo, quanto è ora di portare un piatto oppure di aspettare. Quindi, è un gioco di squadra e se questo funziona, tutto funziona. Io ci ho sempre contato molto e per me la squadra fondamentale poi è quella che fa il gol vincente. Beh, il momento sicuramente che sono fiero è quello della torta. È la fine dell'evento dove tu hai consacrato l'evento, quindi hai avuto la soddisfazione che dopo un anno di ricerca, insomma, di studio insieme agli sposi per valorizzare l'evento al massimo, arriva il momento della torta, quindi la fine, sai già che l'evento è andato bene, sai già che tutto è riuscito, che sono contenti, c'è il momento più emozionante, quello conclusivo che è la torta, quindi quella per me è l'emozione più grossa. La grande passione che metteva dentro il lavoro quando io vivevo lì nel laboratorio da bambino, quindi vedevo il nonno che lavorava e lo vedevo con grande passione, poi forse la passione che ha trasmesso a me. Guerrino, il nonno, sai che me lo chiedo spesso, penso che il nonno sia fiero di me, sì, sia orgoglioso e fiero di me.